La Mercede Basket Alghero conquista la terza vittoria consecutiva, 70-46 il risultato per le ragazze di coach Claudio Cau contro l'Interclub Muggia. Partita da due volti quella vista oggi al Paracorbia. I primi due quarti sono finiti 25-26 per le ospiti, poi un parzialone di 44-19 per le padrone di casa ha portato al risultato finale. Coach Cau, terza vittoria consecutiva per la Mercede, una partita molto difficile all'inizio, poi nei secondi 20 minuti la squadra si è ritrovata alla grande, tutte hanno dato il loro apporto e il 70-46 finale è il risultato più normale per quello che si è visto in campo. Sì, sono contentissimo perché nonostante l'assenza di Zanardi, la nostra miglior giocatrice, le altre sono riuscite a mettere in campo quello che ci siamo detti in pre-gara durante la settimana e prima della partita. Inizialmente erano un po' contratte ed è normale perché mancando il loro primo terminale offensivo, il nostro primo terminale offensivo, ovviamente si sono dovuti un pochettino ritrovare in campo. Sono state brave ad essere aggressive, a non farsi mettere loro le mani addosso, anzi siamo state molto aggressive e in attacco le cose onestamente sono venute anche più semplici quando in difesa abbiamo recuperato qualche palla in più. Sono contentissimo, di più non posso dire, sono state brave tutte, bravissime in attacco e in difesa. Nella seconda parte della gara un parziale di 44-19 che è esaustivo di quello che è successo in campo. Hai utilizzato tutte le ragazze a tua disposizione, tranne Zanardi infortunata. Un plauso alle più giovani che sono anche andate a referto. Sì, la partita è cambiata quando abbiamo cambiato la difesa. Abbiamo visto che con una difesa diversa abbiamo recuperato qualche pallone, abbiamo preso fiducia e abbiamo preso il largo. Onestamente non mi aspettavo contro una squadra del genere di prendere un vantaggio simile. Le giovani stanno crescendo tutte le settimane, giorno dopo giorno lavorano tanto e il fatto di avere delle giocatrici come Zanardi, Aleandra Cesta, Rosellini, Farris a fianco fa sì che loro crescano di allenamento in allenamento. Sono contento, ho piena di fiducia, l'ho dimostrato perché in qualsiasi momento ho messo in campo Petrova che ha 15 anni, Bardino e poi agli ultimi 3 minuti e mezzo anche Elisa Caneo che nonostante tutto veniva da una settimana di influenza, di non buoni allenamenti a causa dell'influenza. E con questo mix di esperienza e gioventù si può guardare avanti con fiducia? Sì, ripeto, per l'ennesima volta è l'obiettivo che ci siamo dati con la società. Stiamo cercando partita dopo partita di aumentare il minutaggio senza guardare quello che succede veramente in campo, senza guardare il tabellone. Vogliamo dare più minutaggio alle giovani perché è il nostro futuro e per farle crescere. Questo è il nostro obiettivo.